titola La vetrina, interpretato da Misha Fortuna Mendes e Giacomo Magic Dessi. Mi chiamo Karen, ho 35 anni, sono bionda, alta, formosa, occhi azzurri e faccio la puttana. Ho un bel culo e belle tette, almeno così dicono i clienti. Sono di origine ucraina e i miei vivono a Rotterdam. Vedo dalla mia vetrina migliaia di persone passare. Uomini, donne, bambini, famiglie intere che passano. Certi si fermano e mi guardano. Alcuni con aria divertita, altri con libidina. Sembra quasi un acquario. C'è più gente qui sotto nel lungo canale che nel museo Van Gogh. Molti coglioni fanno foto, bastardi. E lo sanno che non si può. Perché sono? Sono un quarto di bue in vetrina. Fuck you! Fuck you! E sbatto su, su pugni sulla vetrina! Fuck you! Niente, niente che si bastardi continuano a scattare, a fare foto. Niente. Come sono coglioni gli uomini. Mi brucia. Figa mi brucia. Ho lavorato troppo, troppi uomini oggi. Ancora qualche anno e mi apro la boutique vicino alla stazione centrale. Appena arrivo a 300.000 smetto, giuro. Entra ora un tizio muscoloso, palestrato, so già come andrà a finire. Entra dentro di me e ci mette troppa forza, troppa eroanza. Slow, baby, slow. Vai piano, e che cazzo? Non sono mica un tacchino da ripieno. Piano, coglione. E ha un orgasmo, 3 minuti netti. Che uomo. La maggior parte di questi palestrati sono talmente pieni di sé che quando scopano fanno proprio cagare. E mi chiede pure se è piaciuto. È piaciuto. Ma vai a farti fottere, mezza sega. Mi fumo una sigaretta. Mi fa male. La figa mi fa male. Davanti alla mia vetrina nel lungo canale c'è un gruppo di ragazzi. Spingono uno di loro verso di me. Io. Lo canzono, lo prendono in giro.
È timido, ragazzi. Lisa. Posso entrare, signora? Con Lisa, che azzurro. Sì, certo. Certo. Quanto devo pagare? Quanti anni hai, Giovanotto? 18. Compiuti oggi. Mi mostra la carta d'identità. È nato nel 93. Chiudo le tendine, ci spogliamo. Accendo la lampadina rossa. Ma lui resta lì fisso, immobile. Mi guarda. Incredibile, ha lo stesso tatuaggio sulla coscia. Mi fisso ancora, rimani in piedi. Signora, le devo dire una cosa. Dimmi pure, tesoro. La mia prima è... Non l'ho mai fatto, non so da dove si incomincia. Vieni qui, piccolo, spogliati e stenditi. E lascia fare a me. Si stende. È teso. Trema. Lo accarezzo, lo abbraccio intensamente. Come se volessi trattenerlo. Lo afferro, lo bacio, lo lecco. Che si ricordi di questo momento, che ricordi questo giorno. Certo. Metto in gioco tutta la mia maestria, lo devo fare bene. Ora è pronto e turgido. Salgo sopra di lui e lo guido dentro di me. Passano 10 minuti e ancora non viene. Ma appena 5 minuti e lo sento che esplode dentro di me. E io godo di lui. Si rivesta. È contento e felice. Grazie, signora. Di niente, tesoro. Signora, no. Non dire niente. Ma lei piange? No. È un po' di congiuntivita. Lo lascio con un bacio sulla fronte e continuo a guardarlo mentre esce. Felice, sereno. Dai, gira il mondo e vivi la tua vita. Sei entrato dentro casa mia, ragazzo, e ne sei uscito uomo.